E ragazzi, anche oggi, tanto per cambiare, siamo qui. E oggi con un sorriso un pochino amaro. Il sorriso comunque c'è, perché comunque la Juventus da stamattina è campione d'inverno, che non conta un cazzo, però nel senso vuol dire quantomeno che è prima da sola, che da questo punto di vista butta via, no? Dopo che è stata per un pochino appaiata. Lì, cioè che alla fine c'è più 2, non è che c'è più 27 da dire, siamo tutti tranquilli e sereni, però almeno sei davanti, ecco, almeno sei lì dove ti compete, diciamo. E l'amaro è soprattutto dovuto, sì, a Zaniolo, certamente, che dispiace, assolutamente, ci mancherebbe, ma anche a Demiral, in attesa almeno di sapere notizie un pochino più concrete, magari quando il video uscirà già si saprà qualcosina in più, ma considerando che io domattina sarò via tutto il giorno, quindi al momento è mezzanotte, al momento le notizie non si sanno. L'unica cosa che è uscita è il video di Demiral che è uscito con un tutore al ginocchio e le stampelle sulla Croce Rossa, cioè sul bagaglino medico, e buona, ecco, tutto qua. Però io comunque, dato che è giusto quando si parla di questa serie pensare soprattutto al sorriso più che all'amaro, vi invito a lasciare un mi piace perché comunque ci saranno anche delle cose parecchio interessanti. E oggi più che mai, vedendo soprattutto chi c'è all'interno di questo breve spezzone di video, premessa e partiamo. Direi che solamente per chi c'è nella premessa è doveroso lasciare un mi piace. Roma-Juventus è una partita spesso e volentieri particolare negli ultimi anni, soprattutto perché la Juventus andava a Roma in ciabatte, quindi nel senso la partita valeva quel che valeva, magari più che altro per l'onore, per chiudere il campionato al meglio, ma nell'atto pratico negli ultimi anni andavi a Roma con già lo scudetto bella che cucito nel petto. Invece quest'anno è stato importante perché comunque la Roma è quarta, è una squadra che si sta giocando posti importanti, posti ambiziosi, è una squadra validissima. Quindi, cioè, comunque, sta settimana tutti ci siamo sentiti un pochino romanisti. Queste partite, ragazzi, sono sempre particolarmente sentite ed è anche giusto così. E spesso e volentieri c'è sempre una sorta di foga agonistica anche prima che la partita inizi effettivamente. E in questo caso la richiesta è stata fatta a Smalling, perché questo tifoso esplicitamente ha chiesto, dopo aver detto Forza Roma, Smalling, spezzagli il crociato al dopato. E invece fortunatamente il dopato se l'è passata liscia. E se l'è passata liscia proprio la stessa Juventus, perché nell'ultimo periodo, in un paio d'occasioni, purtroppo questa persona ci ha preso, ma il buon Giancarlone, prima dell'inizio di questa giornata di campionato, è tornato a parlare e dal mio sorriso che si intravede vagamente, secondo voi, no? Che cosa avrà mai detto? La Juve perderà con la Roma e ha una sola speranza, che l'Atalanta dei miracoli fermi quest'Inter. E poi, oh, effettivamente ha preso la metà della roba, cioè nel senso non è che può azzeccare sempre tutto lui. Ha preso fortunatamente la metà giusta, basta, non è che bisogna andare oltre. Ma invece noi lo facciamo perché, come abbiamo visto diverse volte ormai nel corso di questa serie, in particolar modo in questa stagione, un bel pezzo di partita si decide quando viene designato l'arbitro. Anzi, quando vengono designati gli arbitri. Perché Rocchi arbitro e Errati al VAR per Inter-Atalanta. Orsato arbitro e Giua. Chi è Giua? Vabbè, un altro al VAR per Lazio-Napoli. Guida arbitro e Mazzoleni VAR per Roma-Juve. Rizzoli ha sguinzagliato i suoi cani. Le provano davvero tutte per dare il colpo di grazia al calcio italiano. In effetti sabato sera l'hanno dato un bel colpo di grazia al calcio italiano, soprattutto l'arbitro di VAR, che ieri è il fuorigiochino di 5 centimetri, l'hanno visto, un placcaggio in stile rugby, non sono riusciti a vederlo. Che mazzata che hanno dato sabato sera al calcio italiano. Però questa qui è una mia riflessione e io lo ammetto di essere in malafede, ci mancherebbe altro. Mentre invece per quanto riguarda Guida, designato per Roma-Juventus, no, ma mica c'è malafede, prima ancora ovviamente che la giornata in generale si è iniziata. Poi sono iniziate le varie partite, ne abbiamo viste delle belle, ma questo onestamente a noi poco ci importa. Ci importa più sapere che cosa si inventeranno stasera,
hashtag fermiamo sta pagliacciata, in effetti. Però d'altro canto c'era anche dell'ottimismo per quanto riguarda la partita di ieri, perché non è l'ultima giornata che i romanisti gli regalano la partita. Ma guarda, in realtà ultimamente, spesso e volentieri, da un certo punto di vista è andata anche al contrario. La Juventus andava a Roma con già lo scudetto in tasca, non aveva bisogno di un'altra partita regalata, già che gli erano state regalate prima 30 passa partite, né che c'è bisogno dell'ennesima a scudetto già vinto. E invece dall'altra parte c'era anche chi diceva 3 punti sicuri per i Gobbi domani, più che altro a causa di cosa? A causa delle buone notizie per la Roma, che dopo la sconfitta del Cagliari e il pareggio dell'Atalanta può permettersi in tutta tranquillità di scansarsi contro la Juve e difendere il quarto posto in classifica, cosa che fortunatamente in effetti si è avverata. Quindi io direi anche finalmente di far iniziare la partita, e subito inizia così, in modo assolutamente veloce. Secondo minuto, gol di Demiral. Decimo minuto, calcio di rigore per la Juventus, Ronaldo va alla battuta. Gol, però, ovviamente, non è mai calcio di rigore per la Juventus. Dybala mette la gamba davanti tra Veretout e il pallone, e Veretout, che corre verso la palla dopo averla persa, gli impatta sopra. Stesso rigore concesso a Dybala l'anno scorso contro l'Empoli. La fa sempre così. E io, onestamente, se lo dice Tancredi, mi fido, perché io sono sicuro che Tancredi sia un giornalista assolutamente in buona fede e imparziale. Basti vedere che cosa ha twittato praticamente per tutto il giorno domenica prima di Roma-Juventus, ovvero più o meno 250-260 tweet dicendo ripetutamente che Zapata spinge Lautaro invece che Toloi, che di, da un certo punto di vista, può essere vista anche come una svista, scusate il gioco di parole, questo lavoro qui. E infatti è proprio per questo che io non metto in dubbio minimamente la sua imparzialità. Qualcuno dice che lui sia interista, ma io onestamente non ci credo proprio per niente. Mentre invece, proseguendo la partita, dopo la brutta parentesi degli infortuni, dei gravi infortuni sia di Demiral che di Zaniolo, e non metterò commenti per rispetto dei giocatori, che volendo ci sarebbe di roba da mettere in entrambi i casi, dar risalto a certi coglioni alla fine è anche brutto e non ha neanche più di tanto senso. Quindi andiamo avanti con la partita, con la Juventus che nel secondo tempo sta ancora vincendo per 2-0, poi la Roma, grazie a un calcio di rigore, riesce a riaprire la partita. E onestamente, ragazzi, come la Juve si trovi sopra di un gol a 23 minuti dalla fine è davvero inconcepibile. Va bene che 0-2 a Roma non puoi pretendere di fare sempre la partita, ma la Juve dal 30° si è accomodata senza fare più nulla. E oh, evidentemente è bastato, mica sarà colpa della Juve se può permettersi di non fare un cazzo per più di un'ora e portare comunque a casa la partita. O Tancredino, cosa ne dici te? E poi ovviamente dopo il rigore clamoroso, mi viene da dire, regalato a Dybala, è giusto anche dire che Cuadrado non è stato espulso, e niente, la mafia sono loro e lo Tito. Oh, abbiamo due certezze nella vita, lasciatecele, voglio dire, no? E con le mutande belle gonfie, belle piene, belle colorate e maleodoranti, finisce la partita. Ed è giusto ribadire subito un concetto: hanno dominato, in modo ovviamente ironico, rigore regalato a Dybala. Con risata, se ride lui, va bene così. Ed è giusto anche ribadire comunque che siamo stati presi a pallonate tutta la partita. Ma la Juventus gioca bene. No, vince. Per gli amanti delle statistiche, Juve super campione d'inverno che gioca un Sarri ball spettacolare e gestisce la gara sapientemente contro l'Inter di Conte tutta catenaccio e contropiede dominata dagli avversari, quindi merda. Concordo, intermerda, ma comunque senza proprio particolari statistiche, amanti o meno, a me piace più l'atto pratico. Juventus prima, Inter seconda. E finché le statistiche sono queste, a me va bene così. Rometta ha giocato per il padrone come sempre. Finché sarà così la Juve vince era facile. Eppure, boh, fino adesso hanno parlato di dominio Roma, di Juventus che non si sa come ha fatta vincere, di Juventus che è poca roba, che gioca male, gioca di merda, che è prima, Però così, mentre invece quest'altro, la Roma si è scansata. Va bene. La Roma regala 3 punti. Ennesima espulsione mancata, ennesima sfiga su Pellegrini. Ormai ci avevamo fatto l'abitudine, ma la Juve è sempre una merda. Giustamente anche in questo caso poche certezze ci sono nella vita, è giusto mantenerle sempre vive. La Juve quest'anno è scarsa, vincerà lo scudetto perché il campionato italiano è ridicolo, ma in Champions dateci almeno il tempo di uscire, aspettate almeno un mesetto per vedere il ritorno delle figure di merda della Juventus in Champions League.
dateci un attimo un po' di tregua. La Juve oltre i confini italiani conta come Salvini al Parlamento Europeo, cioè meno di zero. Poi, per curiosità, sono andato a vedere il profilo di questo tifoso e tifa Inter, che per carità, a livello di Champions League, ne hanno una in più di noi, c'è poco da dire. Noi però abbiamo ancora intanto 21 anni per provare quantomeno ad eguagliarli, speriamo di farcela. Poi però, lui giustamente dice che la Juve in Europa non conta una sega, eppure io conto 13 titoli internazionali, l'unica squadra ad aver vinto tutti i trofei della UEFA, però di, non conteremo un cazzo, ce ne faremo una ragione. E per terminare è giusto ricordare che la Juventus, grazie alla vittoria di ieri, è campione d'inverno, e in questo caso a gufarcela è arrivato il napolista, scrivendo Juve campione d'inverno con il doppio dei punti del Napoli, 2-1 a Roma, ma la statistica è contro Sarri, è l'unico con il suo Napoli e a non aver vinto lo scudetto dopo aver centrato il titolo di metà campionato. Certo, ma un conto comunque è anche allenare la Juventus, è un conto è allenare una squadra che adesso si trova nella parte destra della classifica, con tutto il rispetto. Poi che l'abbiate gufata in maniera meravigliosa è altrettanto vero e vi devo fare comunque i complimenti. Detto ciò ragazzi, io per oggi penso d'aver dato, mi auguro che il video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto a dovere. Noi ci vediamo a breve con nuovi video, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve! E in questo caso ho deciso di fare un commento extra diverso dal solito, che in un modo o nell'altro si può dire che purtroppo casca anche a fagiolo. Il commento è questo qui, di tale Nicolò Zaniolo, che scrive: scarsa la Juve, 10 minuti, 2 gol, riferendosi, come potrete anche vedere, a una partita del 16 dicembre del 2012. Zaniolo, grande tifoso della Juventus, l'abbiamo scoperto col passare dei mesi, degli anni, attraverso i post vecchi sui social network, e io, dopo aver letto la notizia del crociato, rinnovo a lui i miei più sentiti auguri di pronta guarigione. Purtroppo non ci sarà neanche all'Europeo, oltre appunto alla stagione finita, e sicuramente è tosta, è pesante, è bruttissima come cosa, ma dai, sei ancora giovane, tutta una carriera davanti a te, fatti forza, è difficile in questo periodo, in questo momento assolutamente, però sono sicuro che tornerai più forte di prima. Un abbraccio e ciao a tutti.